Buon pomeriggio dal TG6, bentrovati alla nostra prima edizione del telegiornale. In apertura la politica, parliamo del rimpasto in Regione Abruzzo. Non si trova la quadra all'interno della giunta guidata da Luciano D'Alfonso. Infatti Camillo D'Alessandro ha rimesso la sua carica di sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, carica che dovrebbe essere presa dall'attuale assessore all'ambiente Mario Mazzocca. Massel non vuole il sottosegretariato. Tra l'altro a Mazzocca questa mattina sono arrivati anche messaggi di sostegno indirizzati anche al presidente D'Alfonso da parte di alcuni sindaci del comprensorio pescarese. Insomma, c'è tanta confusione, allora proviamo a fare ordine nel servizio di Daniela Braccani. O Mazzocca rimane oppure Sell esce dalla giunta regionale, questo il diktat passato nei circoli e sui tavoli della direzione regionale del partito Sinistra Ecologia e Libertà. Un rimpasto di giunta non facile ma di certo veloce, aveva invece affermato il presidente della regione Luciano D'Alfonso in persona, senza nascondere che il suo slogan elettorale Regione facile e veloce avrebbe forse preferito declinarlo per altre migliori cause. La pratica sembrava addirittura potesse essere rubricata entro la giornata di oggi, ma l'unico agnello sacrificale che invece potrebbe portare alla quadra è Donato Di Matteo, assessore ai lavori pubblici del governo D'Alfonso. La soluzione prospettata e verso la quale spinge D'Alfonso è la nomina a nuovo assessore di Andrea Gerosolimo, consigliere ex ribelle di Abruzzo Civico, per il quale l'atto di nomina sarebbe già scritto e stampato, pronto solo per la firma. L'entrata però di Gerosolimo in giunta comporta l'uscita di un altro dei sei assessori della squadra del presidente. La questione si fa scottante sulla figura dell'assessore all'ambiente Mario Mazzocca di Sinistra Ecologia e Libertà, per alcuni già fuori dalla giunta con un posto al caldo di sottosegretario alla presidenza, che Sell ha tuttavia rifiutato. Una poltrona lasciata libera da Camillo D'Alessandro del Partito Democratico, agnello sacrificale immolato sull'altare della stabilità e della tenuta di una maggioranza con numeri troppo risicati per fare forzature. D'Alessandro cadrebbe in piedi, già pronto per il ruolo di coordinatore della maggioranza. C'è però un ma, grosso come una casa, o meglio, grosso come un partito. Sinistra Ecologia e Libertà non vuole mollare un assessorato strategico che ha la delega all'ambiente e chiede con forza una profonda verifica di governo, minacciando di uscire dalla giunta. Il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, intanto, ha già alzato gli scudi contro le fantasiose e per lui legittime deleghe da attribuire alla figura del sottosegretario. E allora resta in piedi l'ipotesi alternativa dell'uscita di Donato Di Matteo, assessore ai lavori pubblici, tra i più votati alle elezioni. Un sacrificio non di poco conto che tuttavia porterebbe alla quadra. Un bel rompicapo, insomma, altro che regione facile. Cambiamo argomento, adesso parliamo del Parco della Costa Teatina. Domani a Roma è in programma una importante riunione operativa preliminare sulla costituzione del parco. Le associazioni ambientaliste chiedono coerenza alla regione, chiedono che non intralci l'iter che sta portando alla definizione del parco, ma parlano altresì di una giornata storica per quanto riguarda domani. Il servizio di Paolo Renzetti. Quella di domani è un appuntamento storico per il Parco della Costa Teatina, proprio perché dopo 15 anni ci troviamo alla conclusione di un iter che può essere bloccato solo da una manifestazione politica avversa. Certo è che il Parco della Costa, il Parco Nazionale della Costa Teatina, per la sua dimensione economico, sociale, ambientale e culturale, è l'unico strumento valido e l'unica realtà vera contro la petrolizzazione in Abruzzo. Secondo noi è un incontro fondamentale, ma che non deve riservare nessuna sorpresa, perché il commissario ha concluso la sua attività e quindi il parco domani deve essere licenziato positivamente per andare finalmente alla conferenza Stato-Regioni da qui a qualche giorno, speriamo pochi giorni, per poi passare finalmente alla firma del Presidente della Repubblica. Anche se secondo noi non è un parco ideale, è un parco sicuramente possibile, ben fatto, siamo convinti che crescerà nel tempo, perché i territori, siccome il parco rappresenterà un volano per lo sviluppo anche economico del territorio, altri territori vorranno entrarci e diventerà una corsa all'ampliamento. Il vostro giudizio sull'operato del commissario De Dominicis, che ha terminato il suo operato
poche settimane fa, qual è? Avrebbe potuto fare meglio perché ha ceduto alle pressioni dei sindaci e ha fatto un parco al ribasso riducendo gli spazi protetti, però tutte le zone di maggior pregio naturalistico le ha mantenute e ha mantenuto l'area costiera. Ha fatto un lavoro positivo, sicuramente migliore di quello che ha fatto la politica abruzzese in 15 anni di attesa inutile. Manca l'ultimo passo, l'ultimo tassello importante, che è quello proprio dell'espressione della politica abruzzese. Domani si capirà se in Abruzzo governa il centro-sinistra o il centro-destra, che è stato sempre avverso al parco. Restiamo ancora in tema di ambiente, parliamo ancora dell'emergenza mare inquinato. C'è una comunicazione da parte dell'ARTA. Dopo l'ennesimo attacco mediatico ad opera della Confcommercio, scrive l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, la cui giunta esecutiva ha criticato l'operato dell'ARTA Abruzzo sulla questione balneazione per inadempienze che non l'appartengono, la direzione dell'Agenzia ha incaricato uno dei suoi avvocati di valutare le opportune azioni legali da intraprendere a tutela dell'immagine dell'ente e della professionalità dei propri tecnici. E dunque questa la nota emessa dall'ARTA. E adesso a Pescara, per una protesta che si è svolta pacificamente, era stata annunciata da Forza Nuova e da Marco Forconi contro il commercio abusivo, si è concretizzata questa mattina davanti alla stazione centrale di Pescara. Il rappresentante di Forza Nuova ha manifestato in veste non ufficiale ampio lo schieramento delle forze dell'ordine e il servizio di Francesca Romana Testi. Okay, dai, fa ridere che okay. una persona sola debba smuovere tutto questo, problema. Uno schieramento di uomini delle forze dell'ordine ha aperto stamattina la protesta pacifica contro i venditori abusivi del mercatino etnico ideata da Marco Forconi. Io onestamente non mi aspettavo tutta questa mobilitazione questa mattina. Mi dispiace anche che i cittadini abbiano dovuto sostenere indirettamente un costo, perché comunque sia spostare camionette blindati è una spesa per la collettività non indifferente. Innanzitutto mi scuso con tutti i cittadini. Secondariamente, per fermare una persona che ha dei libri in mano, evidentemente questi libri costituiscono così questo grande reato. La presenza delle forze dell'ordine è stata causata dalla diffida inviata dalla questura di Pescara a non procedere. Diffida non firmata dal promotore della protesta e così, trattandosi di una manifestazione non autorizzata, hanno dovuto presidiare l'area. Marco Forconi si è presentato come annunciato con dei libri, procedendo fino a trovarsi di fronte alle forze dell'ordine, alle quali ha simbolicamente mostrato una copia della Costituzione appoggiata ai loro piedi, rivendicando il dovere a rispettare le leggi da parte di tutti, un monito verso il commercio abusivo. Oggi, ripeto, non mi è stato possibile aprire questo banchetto in forma abusiva, nonostante a meno di 50 metri da me, in pianta stabile, a distanza di un mese è stata firmata un'ordinanza di sgombero da parte del sindaco. Ordinanza che per cause a me sconosciute non è stata recepita dagli organi di polizia. Al termine del suo discorso Forconi ha ripreso i suoi libri e se n'è andato, spiegando l'intento del suo gesto. Mi auguro che le forze di polizia, il sindaco e tutte le autorità competenti svolgano il loro dovere di tutori dell'ordine, della sicurezza pubblica, dell'igiene pubblica. E siccome io oggi sono qui in veste da semplice cittadino, da commerciante che paga le tasse, mi auguro, siccome pago le tasse per vedermi garantito dei servizi e dei diritti, che chi non è in regola con la legge non abbia domicilio e ovviamente invece chi paga possa essere tutelato. Restiamo sempre a Pescara con una notizia di cronaca che arriva dal quartiere Fontanelle. Lite in strada la notte scorsa in via Caduti per servizio, dove per presunte questioni familiari si sono affrontate alcune persone anche con precedenti di polizia. Nella lite sarebbero state utilizzate anche mazze e bastoni. Una di queste è stata posta sotto sequestro dagli agenti delle volanti, allertate da alcune telefonate giunte alla sala operativa del 113. Nel corso della lite è stata danneggiata anche un'auto di un residente che sarebbe però estraneo
alla rissa. Ad indagare sui fatti sono gli uomini della Polizia di Stato che stanno ricostruendo quanto accaduto. E adesso parliamo di edilizia popolare. 5 palazzine con 80 alloggi saranno restaurate dalla Regione Abruzzo. L'annuncio è arrivato dall'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica della Regione Donato Di Matteo. Verranno abbattute anche le barriere architettoniche e saranno investiti oltre 5 milioni di euro. Vediamo. Oggi iniziamo con un progetto strategico che riesce, dovrebbe realizzarsi nei prossimi 3-4 anni e che costruirebbe una sistemazione di questo alloggio che è un blocco di 5 palazzine che stanno in una situazione di difficoltà enorme, anche di degrado, quindi un intervento che migliorerebbe, ricostruirebbe la struttura senza far uscire le persone. È un progetto innovativo di altissima qualità che ha l'obiettivo di realizzare una struttura sicuramente a passo coi tempi, dignitosa per le persone che vi abitano, senza spostare le persone che ci sono. Tutto il progetto prevede una cifra intorno ai 7 milioni di euro che dovrà essere distribuiti nei prossimi anni. Comunque è stato fatto con a step, si può procedere anche a step con investimenti. Per il primo investimento, il primo step, circa 1,5 milioni, che permetterebbe già di sistemare i primi piani e l'ascensore per la struttura. Considerate che questi 5 palazzine non hanno l'ascensore e non c'è la possibilità, se non con questo tipo di intervento, di realizzare un sistema per abbattere barriere architettoniche. Stiamo imboccando un progetto pilota che sarà sicuramente innovativo per l'edilizia popolare, anche decoro urbano, perché avere delle case così degradate in un posto così importante, diciamo centrale della nostra città di Pescara, significa come un pugno all'occhio, per cui il decoro della città passa anche tramite la riqualificazione di quelle aree degradate. E ora andiamo all'Aquila, dove la senatrice del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, torna all'attacco dell'assise civica sulla questione non risolta dei precari. Il comune dell'Aquila non dà risposte alle famiglie aquilane e agli insegnanti precari degli asili nido. La senatrice aquilana del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo, rincara la dose contro il comune dell'Aquila sulla questione precari, come anticipato a TV6 nei giorni scorsi. Mentre in altre città come Napoli e Roma si è proceduto al rinnovo dei contratti degli insegnanti precari, all'Aquila, nonostante la disponibilità dei fondi necessari sbandierata dall'amministrazione comunale, i contratti le 15 insegnanti precari e degli asili nido che hanno superato regolare concorso pubblico non hanno avuto lo stesso trattamento. Il tutto, afferma la Blundo, nonostante a livello nazionale il ministro Marianna Madia abbia sanato alcuni passaggi del Jobs Act, rendendo tali norme operative e applicabili da tutti i comuni italiani. Per le educatrici storiche è già stata fatta richiesta a livello nazionale e una risposta c'è stata del ministro Madia. Quindi è un problema che a livello locale va risolto e va risolto subito. Decreto Madia, si possono rinnovare i contratti delle educatrici anche oltre i 36 mesi? Sì, c'è una clausola che è stata fatta appositamente, che è stata richiesta, che è stata garantita a livello ministeriale, quindi i problemi li devono risolvere a livello locale e devono dare soprattutto risposte chiare. Restiamo in tema di scuole. Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, smentisce le voci che vorrebbero fermo per motivi burocratici il servizio di assistenza agli studenti gravemente disabili. Il 14 settembre sarà garantito il servizio all'avvio dell'anno scolastico, servizio senza ritardi. La CGIL lancia un grido d'allarme per il rischio apertura a scuole. La paura è quella di non trovare disponibile per il 14 settembre il servizio di assistenza scolastica per gli alunni gravemente disabili delle scuole superiori. Rischio che sarebbe causato dai tempi tecnici di approvazione del bilancio e delle sue variazioni, previsto in data 20 settembre. Una notizia che ha subito trovata pronta la risposta del presidente della provincia, Antonio Di Marco. La provincia di Pescara è l'unica in Abruzzo a aver approvato già
con decreto del Presidente della provincia il bilancio 2015, io l'ho approvato il 12 di agosto, questo ci consente di dire che con celerità faremo gli atti conseguenziali. Certo è che il dirigente era a conoscenza del riavvio dell'attività didattica per il 14 di questo mese, cosa che evidentemente è anticipata in qualche circostanza e su cui qualche difficoltà si crea, ma di qualche giorno, ma non ci saranno problemi di copertura, diciamo, delle spese relative al servizio da predisporre come provincia. Abbiamo su questo il convincimento che avvieremo tutto nei tempi regolamentari, con qualche difficoltà che evidentemente dobbiamo cercare anche di condividere e superare insieme. I servizi saranno garantiti a partire dal 14 settembre, anche se, come spiega Di Marco, l'autonomia che le scuole hanno sulla scelta del giorno di avvio delle lezioni vede in alcuni casi anticipata la data del 14. Noi abbiamo, con il decreto enti locali, avuto la possibilità di approvare il bilancio e ce lo ha consentito con ulteriori, diciamo, cambiamenti del decreto stesso, ed è per questo che la provincia si trova, diciamo, nella condizione di poter procedere. È chiaro che su alcune, diciamo, fasi, su alcuni settori, soprattutto come quello del sociale, c'è l'appoggio della regione che deve trasferire i fondi necessari per intervenire come provincia. È sempre in provincia. A Pescara questa mattina sono stati presentati i lavori di messa in sicurezza dell'istituto alberghiero De Cecco. Per poter compiere le attività in programma, 22 classi di studenti saranno trasferite in altri edifici. La provincia oggi, come detto, ha presentato le cifre per il completamento dell'intervento. La provincia rende noti i costi e variazioni messe in atto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza all'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara. Un importo complessivo di 2.840.000 euro. L'avvio previsto per la prima decade di ottobre e conclusione lavori per agosto 2016. Per compiere tali lavori, come già noto, è stato necessario spostare un certo numero di aule in altri istituti e nel dettaglio, spiegano gli organi provinciali, la ripartizione verrà effettuata distaccando 10 aule presso l'istituto di Marzio Michetti, 5 presso l'istituto a Terno Mantonè e 7 presso l'edificio comunale di Piazza Grue. Un intervento indispensabile, spiega Di Marco, poiché i lavori di messa in sicurezza hanno priorità su ogni eventuale disagio, anche se di carattere temporaneo, come quello del distaccamento delle sedi per diverse classi di studenti. Adesso torniamo all'Aquila per parlare di turismo. L'assessore al ramo del comune ha illustrato, assieme ai responsabili del punto informativo, i dati sulle presenze turistiche estive, dati in aumento rispetto allo scorso anno. Una stagione da incorniciare per la stagione turistica aquilana, con incrementi delle presenze che è già possibile stimare in un 30% in più rispetto al 2014, incrociando i dati dei pernottamenti alberghieri con quello del Welcome Point di Piazza Duomo, tappa obbligata per chi viene a visitare l'Aquila. A renderlo noto un soddisfatto assessore comunale Lelio De Santis, all'indomani dello straordinario successo del Festival Jazz di domenica scorsa, che ha fatto registrare 30.000 presenze. Spulciando i dati registrati dal Welcome Point, risulta che a giugno e luglio, quando il punto informativo era aperto solo nei weekend, i contatti sono stati 235.880, che equivalgono, visto che i contatti si riferiscono anche a famiglie e comitive, a 3.100 persone. Ad agosto, con il Welcome Point aperto tutto il giorno, i contatti sono stati 5.760, equivalente a 15.000-20.000 persone. A settembre si è già 15.000 persone, il totale estivo è insomma di circa 35.000. E quello che più conta, facendo un confronto con i contatti del Welcome Point del 2014, si registra un incremento del 30%. In aumento anche gli stranieri, soprattutto francesi e olandesi, interessati non solo alla città ma anche al territorio, al Gran Sasso, all'area parco e borghi montani. E le mete più gettonate sono Santo Stefano di Sessagno, Fontecchio, le grotte di Stife, Bominaco e l'area archeologica di Fossa. C'è ancora da lavorare, ammette però De Santis, in molti, troppi casi si tratta di turismo mordi e fuggi. Bisogna dunque puntare su una promozione mirata alla creazione di un'offerta turistica che garantisca presenze più di lunga durata. E proprio di turismo mordi e fuggi parlano gli albergatori che siamo andati ad ascoltare. Vediamo il servizio. Si parla di un 30% di presenze in più all'Aquila per questa stagione estiva.
Si tratta però di turismo non stanziale, ma al solito mordi e fuggi. Gli albergatori anche quest'anno non sono soddisfatti al 100%, anche se la stagione sembra essere andata lievemente meglio rispetto allo scorso anno. Progressivamente dal terremoto ad oggi c'è stato un miglioramento, però rispetto ad agosto no, non abbiamo avuto tante presenze, e rispetto alla perdonanza, che doveva essere un evento che porta persone, non abbiamo avuto sicuramente il pieno che speravamo. E rispetto allo scorso anno? Meno, agosto meno, in generale meno. Il turismo è poco, abbiamo più clienti business che turisti, quindi bisognerebbe fare proprio qualcosa per aumentare il turismo. E per quanto riguarda invece la presenza di turisti stranieri? Turisti stranieri sicuramente aumentano anno per anno, soprattutto sono di passaggio però all'Aquila per visitare poi il Gran Sasso e le zone limitrofe, quindi ancora l'Aquila non attrae bene il turismo straniero, soprattutto sono tedeschi, però francesi, svizzeri, austriaci, veramente, veramente poco. Riscoprire il santuario italico-romano del Monte La Queglia, situato tra i comuni di Pesco Sansonesco e Corvara, in provincia di Pescara. L'appuntamento è per sabato 12 settembre. L'appuntamento è per sabato 12 settembre, si parla di un appuntamento che riporta in là con il tempo e soprattutto valorizza il territorio, una scoperta del 1980 che oggi torna in auge e da cui si riparte poi per ottenere soprattutto una grande visibilità. Il presidente Daniele Becci, con questa splendida iniziativa Arte e Gusto, ha aperto una strada per il collegamento fra le tipicità alimentari e enogastronomiche del territorio e tutto il connesso tessuto produttivo e quell'ampio patrimonio di cultura, di archeologia che rappresenta un potente attrattore per la nostra economia turistica. Quindi da questo punto di vista il santuario di Pesco Sansonesco è veramente un attrattore potente, emozionale, il luogo del giuramento degli italici, uno splendido santuario antico, una vista magnifica sulla Val Pescara, nel cuore di una zona interessata da tante altre testimonianze culturali e archeologiche. Vogliamo riaccendere metaforicamente i riflettori su questa scoperta fatta alcuni anni fa, scoperta che è legata a momenti storici particolarmente interessanti e per l'Abruzzo e per i rapporti dell'Abruzzo con Roma. Infatti da alcuni rinvenimenti che sono stati fatti si avanza l'ipotesi, credo abbastanza valida, che in questo luogo, come peraltro riportato da alcune fonti, sia avvenuta la cosiddetta coniurazio, cioè il giuramento insieme degli italici nella guerra contro Roma. Questo lo basiamo non soltanto sulle fonti storiche, ma anche su alcuni rinvenimenti che sono stati fatti. È ovvio che trattandosi di un sito di altura, la difficoltà di arrivarci e quindi anche di restaurare quello che è stato rinvenuto, la grandezza e la complessità delle strutture comportano un allungamento non tanto dei tempi di scavo, ma dei tempi di restauro e conservazione. Adesso ci spostiamo nel Teramano, dove a Nutaresco torna l'appuntamento con l'Abruzzo Irish Festival dall'11 al 13 settembre. Elisa Leuzzo. Full immersion tra musica, cultura e gastronomia tipica irlandese, percorsi culturali, mercato celtico medievale, dimostrazioni di artigianato storico, stage di danza, show cooking, degustazioni di birre e whisky irlandesi. Tutto questo a Nutaresco dall'11 al 13 settembre con l'Abruzzo Irish Festival. Quest'anno, come l'anno scorso, avremo sia musica che workshop. È caratterizzata perché avremo artisti di calibro internazionale, avremo l'headliner del sabato sera che viene dalla Germania, sono i Fidget Green, che sono una tournée europea e fanno l'unica data in Italia. Avremo Andy Irvine, che è il più grande interprete della musica irlandese al mondo, viene direttamente da Dublino. In più altri vari maestri come Christy Lee, che viene anche lui da Dublino, Marco Fabri, uno dei più grandi interpreti in Italia. In più avremo oltre 20 workshop, avremo oltre 18 birre tutte quante irlandesi, due punti
catering irlandese e uno street food abruzzese sulle vie di Notaresco. Essendo l'Abruzzo la regione che ci ospita, è giusto comunque far assaggiare ai vari ospiti che accoglieremo anche pietanze abruzzesi, anche perché ci hanno contattato e vengono da Milano, Roma, Venezia, quindi inizia ad avere un'importanza nazionale il nostro festival. Ed ora apriamo la pagina dello sport tornando a parlare di cronaca giudiziaria, perché sono apparse nel tardo pomeriggio di ieri le motivazioni delle sentenze di secondo grado pronunciate dalla Corte federale d'appello per la combine Savona-Teramo dello scorso 2 maggio. Intanto il presidente Campitelli conferma l'intenzione di ricorrere al CONI, il servizio di Andrea Costantini. Dopo circa una decina di giorni sono uscite le motivazioni che spiegano le sentenze della Corte federale d'appello nell'ambito del processo sulla partita Savona-Teramo. 77 pagine che ripercorrono le varie tappe del procedimento, dal deferimento al giudizio di primo grado a quello di secondo grado. Si può dire in estrema sintesi che la sentenza del Tribunale federale ha tenuto di fronte alla Corte d'appello, che ha espresso valutazioni ancora più articolate e che si possono ricondurre in un sostanziale svilimento sia delle indagini difensive promosse dalla Teramo Calcio, sia delle testimonianze, da quelle prodotte nel dibattimento di primo grado coi dirigenti Testa e Mignini, alla dichiarazione del medico sociale Carlo Dugo, allegata nel ricorso per il secondo grado. Peraltro, secondo la Corte, anche qualora la ricostruzione della difesa fosse pertinente, comunque il presidente Campitelli avrebbe avuto dei minuti a disposizione per partecipare all'incontro pre-gara al casello di Albissola con il consulente del Savona, Barghigiani. La prova della combin, secondo la Corte, è racchiusa nelle conversazioni telefoniche raccolte dagli inquirenti di Catanzaro, che non potevano che avere come argomento la realizzazione dell'illecito. La frequenza e il fermento di tali telefonate, specie nel giorno della partita, erano dovute alla necessità della reciproca conferma degli impegni assunti e il perfezionamento degli accordi intercorsi. C'è l'espressione di Nicola Di Giuseppe: il tuo capo non deve parlare di niente. Per la Corte il capo non può che essere il presidente Campitelli, che sempre secondo i giudici non solo partecipa, ma mette a disposizione le somme necessarie per finanziare la combin. Fa peraltro specie come la Corte citi articoli di giornale che parlano di un furto denunciato dallo stesso Campitelli e avvenuto nella sua azienda la notte successiva alla gara, proprio per la somma, si legge, di circa 70.000 euro corrispondente al prezzo della combin. Del resto non può che prendere atto questa Corte del fatto che sul punto le difese non abbiano speso una sola parola. Le risultanze intercettive sono state corroborate poi dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da Marco Barghigiani davanti ai magistrati di Catanzaro, il quale ha confermato di aver incontrato il 2 maggio, prima e dopo la partita, Campitelli. La Corte accoglie l'assunto del Tribunale, secondo cui la partecipazione del patron biancorosso fu determinata più da un'opera di convincimento del DS Di Giuseppe che da una sua vera e propria disponibilità. Così si spiega la riduzione dell'inibizione apportata in secondo grado da 4 a 3 anni, mentre è stata confermata l'entità della sanzione per Di Giuseppe, 4 anni di inibizione più 100.000 euro di ammenda. La differenza principale tra primo e secondo grado è la categoria data al Teramo, Serie D in primo grado, Lega Pro da meno 6 in appello. La Corte ha ritenuto la sanzione di primo grado eccessivamente punitiva ed esageratamente afflittiva, poiché avrebbe comportato di fatto la perdita di due categorie, tenuto conto che l'illecito è circoscritto ad una sola gara e il Teramo aveva un vantaggio di 4 punti a 2 giornate dalla fine, quindi con possibilità di vittoria del torneo molto concrete. Da qui l'applicazione dell'articolo 18 con la perdita del titolo sportivo della B, ma senza arrivare alla retrocessione all'ultimo posto dello scorso campionato. Il presidente Campitelli ha comunque confermato la volontà di ricorrere al CONI e commenta così la sentenza. Ce l'aspettavamo, ma oltre, ma pensavo che fossero delle motivazioni logiche. Sono motivazioni, credo, completamente politiche, e sono motivazioni che forse hanno scritto dei giornalisti. Non riesco neppure a vedere più una partita di Serie B perché mi sento veramente mancare, da molto fastidio, ma chiudiamo quella porta, l'ho detto in conferenza. Dopo il ritorno di Narduzzo e la firma di Altobello, il Teramo ha annunciato l'arrivo in prestito del giovane centrocampista Antonio Palma, scuola Atalanta ed ex Nocerina, Como, Feralpisalò e Cittadella. Intanto ieri, nel primo giorno di vendita degli abbonamenti per il campionato di Lega Pro, sono state staccate 111 tessere.
E adesso parliamo del Pescara, che è tornato in città con il centrocampista albanese Ledian Memushai, reduce dalla panchina nella gara della sua nazionale di lunedì sera contro il Portogallo. Da oggi lavorerà con il gruppo nel corso della seduta pomeridiana di allenamento al Poggio degli Ulivi. Da valutare invece la condizione del difensore Crescenzi, che ieri non si è allenato per un affaticamento all'adduttore destro. Si è bloccato per 7-8 giorni l'attaccante Luca Forte per problemi al tendine dell'adduttore destro. Da valutare anche le condizioni di Sansovini, che ieri ha svolto delle terapie. Ed ora la Virtus Lanciano. L'allenatore Roberto D'Aversa ha espresso ancora rammarico per la sconfitta della partita domenica scorsa a Vercelli. Secondo l'allenatore rossonero, l'episodio dell'espulsione di Bacinovic ha pesato nell'economia della gara, ma non è possibile buttare la croce addosso al centrocampista sloveno. Ascoltiamo le parole del tecnico dei frentani. Bisogna anche cercare una maturità, nel senso che non è detto che se uno prenda una munizione e per forza di cose deve lasciare la squadra in 10. L'unica cosa che non doveva fare in quella circostanza, ripeto, perché Paghiera era pronto per entrare, è prendere la palla con le mani. Però in quella circostanza, col senno di poi, tutto. Però sì, la sensazione era quella, e avevamo già provveduto a far sì che Paghiera dovesse entrare. Adesso buttare la croce addosso a Bacino, ripeto, l'unica cosa che non doveva fare era prendere la palla col braccio, però non mettiamo assolutamente la croce sopra Bacinovic, perché l'anno scorso è successo una volta dove ha fatto un gesto, dove ha lasciato la squadra in 10 contro il Catania. Per il resto di tutto il campionato non ha mai avuto un'espulsione. Io penso che per quanto riguarda la partita, dove post gara a caldo ho detto che molto probabilmente il primo tempo aveva fatto meglio la Provercelli, rivedendo la partita devo contraddirmi, perché penso che c'è stata una squadra compatta che ha fatto una trama di gioco piuttosto positiva, è stata proprio la Virtus Lanciano. È chiaro che siamo stati sotto e siamo passati sotto perché comunque abbiamo commesso degli errori, perché l'azione del gol abbiamo commesso 5 piccoli errori, ma non possiamo permetterci di regalare, perché poi alla fine, a parte il tiro finale, però prima di arrivare al tiro sono stati commessi diversi errori e non ce lo possiamo permettere. Secondo tempo penso che poi abbiamo recuperato la partita in maniera ottima, Eric è entrato molto bene, penso che l'inerzia della partita era più a vantaggio nostro piuttosto che della Provercelli. È chiaro che poi l'episodio dell'espulsione ha condizionato la partita, e ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo commesso, ripeto, piccoli errori, perché se si va ad analizzare anche il secondo gol sono piccoli errori di valutazione, di scalate da parte di qualcuno, evitabile, però sotto l'aspetto della partita non posso dire niente, ragazzi, però il rammarico appunto per aver fatto una prestazione buona e non aver portato a casa i punti. In Lega Pro sarà Diego Provesi di Treviglio a dirigere Arezzo L'Aquila, partita valida per la seconda giornata del girone B di Lega Pro, in programma domenica alle ore 15. È stato squalificato per un turno dal giudice sportivo l'attaccante aquilano Ceccarelli, espulso domenica scorsa nel corso del match interno contro la Pistoiese. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo l'appuntamento con la seconda edizione alle ore 19. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buona giornata.